Bentrovato sindaco, alla luce degli ultimi fatti, ecco, lei innanzitutto come sta, qual è la sua situazione e cosa le hanno detto i medici? Sto benissimo, sono felicemente a casa e per rispetto delle prescrizioni del governo nazionale, in attesa di avere gli esiti delle indagini, sono a casa in isolamento volontario. Ma ovviamente noi siamo persone che si inventano il lavoro anche quando il lavoro non c'è, quindi sto lavorando sempre per la comunità, nella mia casa nei Sassi. Ecco, sindaco, è un momento non facile per l'Italia, per il paese e per la nostra comunità. Qual è, l'invito che rivolge, che vuole rivolgere in questo momento ai suoi concittadini? L'invito è che ognuno deve essere sentinella di se stesso. Siamo di fronte a questo evento, diciamo, imponderabile e imprevisto e dobbiamo rispettare le regole che il governo nazionale ci ha dato. Ecco perché io sono a casa, pur non avendo né febbre né tosse né difficoltà respiratorie. Noi dobbiamo in questo momento diventare responsabili di tutto quello che è il percorso di questa malattia. Però non dobbiamo essere travolti dall'angoscia del contagio, lo dobbiamo prevenire e combattere. E il contagio si combatte non sui social o a parole, ma rispettando le regole elementari. Noi in Basilicata siamo in una condizione ancora, diciamo, di sufficiente tranquillità. Ci sono 3-4 casi in tutta la Basilicata, però dobbiamo lavorare perché non ci sia questa espansione. Ecco perché, pur non avendo nessun sintomo, io ho ieri sera chiesto di essere sottoposto a una indagine specifica, attendo l'esito di questa indagine e sono a casa nell'isolamento volontario a lavorare per la comunità. Ecco, sindaco, allora responsabilità, intelligenza per la comunità e un augurio di buona guarigione al prefetto. Certamente ho parlato stamattina col prefetto, il quale sta sufficientemente bene, il suo contagio non è pesante e lieve e quindi infatti non è nelle aree di alta intensità di cura. E nel reparto ordinario degli infettivi e penso che fra qualche giorno potrà anche lui tornare a lavorare per la comunità e per la nostra provincia.